Ciao amici di Passione Italiana, bentornati a un altro video con me, Marta. Oggi è un video un po' particolare perché è un video che ho fatto semplicemente per divertirci, per ridere un po'. Però non dimenticate che ogni video è utile, questo video può essere comunque utile per imparare qualcosa della cultura italiana, per imparare qualche parola nuova e anche, perché no, per migliorare la pronuncia. Questo è un video in cui io vi dirò alcuni scioglilingua italiani, alcuni degli scioglilingua più famosi in italiano. Ma che cosa sono gli scioglilingua? Gli scioglilingua sono dei giochi di parole molto molto difficili da pronunciare, anche per gli italiani. Anche nella propria lingua gli scioglilingua sono molto difficili, molto di più se non siete italiani. La parola scioglilingua è una parola composta, è composta dal verbo sciogliere, sciogli, e il sostantivo lingua. Ed è una parola invariabile, il singolare è lo scioglilingua e il plurale è gli scioglilingua. Servono a sciogliere la lingua, quindi sarà molto difficile anche per me rimanere seria in questo video. Vediamo. Allora, oggi giocheremo proprio con questi scioglilingua. Io prima vi dirò lo scioglilingua italiano, sperando di non fare troppi errori. Poi vedremo il significato di alcune parole più complicate. E per finire, ripeterò ancora lo scioglilingua una volta normalmente e una volta velocemente. E poi sarà il vostro turno, di ripetere. Potrete mettere il video in pausa e provare voi a ripetere questo scioglilingua. Alla fine del video potrete scegliere il vostro preferito, farmelo sapere nei commenti e potete esercitarvi a pronunciarlo il più possibile. Allora, prima di cominciare a vedere gli scioglilingua, però, volevo ricordarvi, ringraziarvi per tutto il vostro supporto che ci date, su Patreon e anche su Ko-fi, e ricordarvi che è fondamentale per noi per poter continuare a caricare nuovi video gratis. Quindi il vostro aiuto mensile per noi è molto molto importante. E grazie mille a tutti. Allora, cominciamo con lo scioglilingua numero 1. 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Ah, ce l'ho fatta! Allora, in questo scioglilingua ci sono molte R, quindi immagino che sarà abbastanza complesso da pronunciare. Vediamo qualche parola strana. Trento è la città di Trento, in Italia. E che cosa significa trotterellando? Trotterellando viene dal verbo trotterellare, che significa saltellare, camminare a piccoli passi saltellando. Ripeto ancora il proverbio. 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. E ora provo più velocemente. 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. E ora tocca a voi. Potete mettere il video in pausa e provare a ripeterlo o mandare indietro per risentire come lo pronuncio io. Sopra la campa. Ho già sbagliato. Ricomincio. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Allora, questa è la panca. Questa è la capra. Abbiamo due verbi interessanti, il verbo campare e il verbo crepare. Il verbo campare significa vivere, mantenersi in vita, mentre il verbo crepare significa morire. Vi ricordate anche l'espressione italiana in bocca al lupo? E l'altra persona risponde crepi il lupo, che significa spero che il lupo muoia, perché crepare vuol dire morire. Allora, ripeto ancora lentamente e velocemente questo scioglilingua. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. E ora veloce. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Ce l'ho fatta. Ora ripetete voi, video in pausa e provate. Numero 3.
Se oggi seren non è, doman seren sarà. Se non sarà sereno, si rasserenerà. Allora, seren sarebbe sereno e doman sarebbe domani. Eliminiamo l'ultima vocale perché è migliore la pronuncia, una licenza poetica, e quindi per pronunciare meglio lo scioglilingua eliminiamo l'ultima vocale. Che cosa significa sereno? Sereno è quando il cielo è blu, è azzurro, non ci sono nuvole e il tempo è bello, c'è il sole, o comunque non ci sono le nuvole se è sera. Oggi per esempio qui il cielo è sereno, incredibile. E che cosa significa rasserenarsi? Rasserenarsi significa diventare sereno. Prima il tempo era brutto e poi è diventato bello, è diventato sereno. Allora, ripeto ancora lo scioglilingua. Se oggi seren non è, doman seren sarà. Se non sarà sereno, si rasserenerà. E ora veloce. Se oggi seren non è, doman seren sarà. Se non sarà sereno, si rasserenerà. Pausa e tocca a voi. Un altro scioglilingua. Sopra quattro rossi sassi, quattro grossi gatti rossi. Anche qua le parole sono chiare. Ripeto ancora lo scioglilingua. Sopra quattro rossi sassi, quattro grossi. Sopra quattro rossi sassi, quattro grossi gatti rossi. Devo rifare. Sopra quattro rossi sassi, quattro grossi gatti rossi. Provo velocemente. Sopra quattro rossi sassi, quattro grossi gatti rossi. Tocca a voi, in pausa. E un altro difficilissimo, un altro scioglilingua difficile con le R. Allora, tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Le parole sono chiare, ancora lentamente. Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. E ora velocemente, tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Difficilissimo! Provate voi, mettete il video in pausa e provate. E ora l'ultimo scioglilingua. Anche questo è difficile per me. Allora, Eva dava l'uva ad Ava. Ava dava le uova ad Eva. Ora Eva è priva d'uva, mentre Ava è priva d'uova. Vediamo il significato. Ovviamente questa è l'uva, queste sono le uova. E poi c'è un'espressione interessante, privo di. Essere privo di significa non avere, mancare, non avere. Per esempio, Roberto è privo di coraggio, significa a Roberto manca il coraggio, Roberto non ha il coraggio, è codardo. Quindi il significato è Eva dava l'uva ad Ava e quindi adesso non ha più uva, è priva d'uva. Mentre Ava dava le uova ad Eva, e quindi adesso non ha più le uova, è priva d'uova, ok? Provo ancora lentamente. Eva dava l'uva ad Ava. Ava dava le uova ad Eva. Ora Eva è priva d'uva, mentre Ava è priva d'uova. Devo provare velocemente. Eva dava l'uva ad Ava. Ava dava le uova ad Eva. Ora Eva è priva d'uva, mentre Ava è priva d'uova. Forse voi siete più bravi. Mettete il video in pausa e provate a ripetere anche questo. E amici di Passione Italiana, spero che questo piccolo video divertente vi sia piaciuto. È molto utile in realtà per praticare la pronuncia, eh? Sceglietene uno e provate a ripeterlo il più possibile. Fatemi sapere nei commenti com'è andata con questo video e qual è il vostro scioglilingua preferito. Grazie mille per averci seguito, non dimenticate di fare un like, di iscrivervi al nostro canale e di diventare patrons per aiutarci con il nostro canale. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao!